anche nel Ministero degli Interni ci sono i precari. Andiamo a scoprire come mai. Noi siamo impiegati presso il Ministero dell'Interno dal 2003, prima come lavoratori interinali e poi come lavoratori a tempo determinato dopo aver superato un concorso pubblico di 36 mesi. Il nostro contratto scade il 31/12 e a quella data non solo gli uffici immigrazione chiuderanno perché siamo noi in front office per tutte le operazioni che si svolgono, ma anche noi per la nostra vita con le nostre famiglie. Questi lavoratori rischiano il 31 dicembre 2010 di andare a casa. E gli sportelli invece, il servizio pubblico che cosa rischia? Rischia il collasso perché questi lavoratori ormai sono con noi da almeno 7 anni, fanno un lavoro importantissimo per quanto riguarda gli uffici immigrazione in tutta Italia, in tutti gli sportelli delle prefetture e delle questure. La mole di lavoro su Roma è immensa perché gli stranieri su Roma quanti sono? Sono questura sono 800 al giorno facciamo come persone. 800 utenti al giorno. Sì. Ma qui abbiamo un articolo che è uscito il 28 di ottobre scorso in cui si legge permessi di soggiorno venduti a 7.000 euro, giri d'affari milionario. La segnalazione di questa appunto problematica è arrivata proprio da alcuni dei lavoratori in collaborazione con i carabinieri che rischiano il posto adesso a dicembre. Com'è andata la vicenda? Allora, siamo un gruppo di persone che lavorano appunto negli accertamenti, abbiamo costituito questo gruppo che si occupa appunto di verificare l'autenticità della documentazione che viene depositata dai richiedenti, diciamo, delle pratiche di emersione. Quindi da qui insomma un'indagine dei carabinieri che ha scoperto questo giro d'affari. Esatto. Quindi insomma il vostro lavoro, oltre che essere un lavoro, come abbiamo spiegato con i vostri colleghi prima, di burocratico, di front office, è anche un lavoro importante di segnalazione e collaborazione con le forze dell'ordine. E questo è proprio grazie all'esperienza che abbiamo acquisito ormai da 7 anni, cioè noi possiamo, diciamo, riuscire a fare questo lavoro proprio grazie all'esperienza che abbiamo maturato, perché ormai i documenti, diciamo, che li conosciamo abbastanza.